Miglior inizio non poteva esserci per la stagione turistica in Calabria. Il weekend pasquale, infatti, ha fatto registrare quasi un tutto esaurito ed il riferimento è relativo non solo al settore alberghiero, ma soprattutto a quello della ristorazione. Si sono registrate come numeri, se vogliamo dar dei numeri, per quanto riguarda il comparto ricettivo, si è attestato tra l'80 e il 90% di occupazione, mentre quello che diciamo, ha registrato tutto esaurito è il comparto appunto della ristorazione. Il tutto a dispetto delle condizioni meteorologiche che non sono state certamente buone, ma la Calabria in tal senso può offrire diverse alternative, dal mare alla montagna, passando per le città d'arte. Le mete principali sono legate ad alcuni simboli della nostra regione, come i bronzi di Riace, quindi il museo di Reggio Calabria, piuttosto che i centri storici, i borghi, perché adesso è tutto legato al Mor di El Fuggi per quanto riguarda le destinazioni dei ponti. Per cui i borghi hanno avuto delle presenze rilevanti e come dicevo, l'enogastronomia, i prodotti tipici che ormai sono rinomati in tutto il mondo, sono anche un volano di richiamo per queste località. È stato quindi un ottimo antipasto rispetto a quelli che saranno i prossimi ponti, ad esempio 25 aprile e 1 maggio, e rispetto soprattutto all'estate. Abbiamo i numeri per dire che sarà una stagione eccellente, saranno i prossimi ponti, saranno eccellenti sia sotto l'aspetto dell'occupazione ricettiva che quella della ristorazione. Fondi europei c'è l'ultimo ok del Consiglio. L'Aula, infatti, nella seduta di oggi ha preso atto della conclusione del negoziato con l'Unione Europea. Per la nostra regione la nuova programmazione vale 3,17 miliardi, con un aumento di quasi un miliardo rispetto a quella precedente. Il centrodestra esulta, mentre il centrosinistra ricorda i ritardi del passato e critica l'assenza in Aula dell'assessore al ramo Marcello Minnenna. Davide Tavernise del Movimento 5 Stelle si dice preoccupato per il rischio di perdere 776 milioni di euro della vecchia programmazione. È un bene che oggi sia stata approvata la nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. È una grande cifra, 3 miliardi, però ho sottolineato nel mio intervento che purtroppo sulla vecchia programmazione 14-20 ci sono delle difficoltà per mettere a terra i finanziamenti e rischiamo entro il 31-12 del 2023 che se questi finanziamenti, cioè se questi non vengono, diciamo, redatti dai bandi, si rischiano di perdere ben 776 milioni. E la Calabria non può permettersi di perdere fondi comunitari perché dobbiamo dimostrare che non siamo sempre l'ultima regione per la spesa nei fondi comunitari. Quindi oggi ho diciamo, sollecitato sia i consiglieri di maggioranza, sia gli assessori e quindi la giunta tutta attraverso anche il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto a fare di più, ad incalzare i direttori generali a smuovere qualcosa nei dipartimenti perché non possiamo permetterci con un bilancio regionale che è già ingessato del 70% e il 30% che diciamo, si rivolge alla spesa corrente di perdere anche solo un euro di fondi comunitari. Ho fatto di più, ho proposto pubblicamente che si possa diciamo, istituire, come già stanno facendo altre regioni, una commissione speciale ad hoc che non comporterebbe degli oneri di spesa per appunto monitorare lo stato d'avanzamento non solo del PNRR, così come sta facendo anche per esempio la Regione Lombardia, ma anche della spesa dei fondi comunitari, della programmazione del POR, del Fondo Sociale Europeo e del FESR. In 2 giorni sul portale www.sanibook.it sono arrivate 300 segnalazioni, lo fa sapere dalla cittadella regionale con una storia sui social il presidente della regione Roberto Occhiuto. Il portale, lanciato nei giorni scorsi con l'intento di raccogliere segnalazioni ed eventuali disservizi negli ospedali o negli ambulatori calabresi, l'appello del governatore non è caduto nel vuoto, anzi, vista la mole di messaggi, è stato ben accolto. A scrivere sono stati per lo più
più cittadini che hanno lamentato carenze nei servizi sanitari, ma, fa sapere il governatore, ci sono stati anche suggerimenti e qualche apprezzamento. I contenuti del portale sono stati girati ai commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere. Ogni commissario dovrà poi dirmi, afferma il presidente su Instagram, cosa ha fatto rispetto al reclamo o al suggerimento che i calabresi hanno postato su questo portale. Io sono impegnato ad affrontare i temi strutturali, quello del personale che manca negli ospedali, quello della riorganizzazione degli ospedali, delle attrezzature, della costruzione degli ospedali di comunità e delle case di comunità. Però mi è molto utile avere queste segnalazioni e credo sia molto utile anche ai commissari e soprattutto, spero, sarà utile ai calabresi. Quanto accaduto, se i fatti dovessero essere accertati presso la sala prelievi dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, davvero dell'incredibile. Se non la smetti, vuoi vedere che ti spacco la faccia? Sarebbe la frase rivolta da un infermiere di turno la mattina del 4 aprile nei confronti di una bimba di 4 anni, stufa dell'attesa, che con la sua mamma si era recata presso il nosocomio Bruzio per effettuare alcuni accertamenti. Lo racconta la donna attraverso una lettera denuncia che ha fatto scattare subito un'indagine interna da parte del commissario dell'AO di Cosenza Vitaliano De Salazar. La notizia ovviamente ha fatto il giro del web e non solo, e oggi sulla vicenda interviene il commissario alla sanità della regione Calabria, Roberto Occhiuto, che sentite cosa dice. Io ho grande rispetto degli infermieri, dei medici, del personale sanitario che sta nei nostri presidi ospedalieri, perché è sottoposto a turni massacranti, fa un lavoro straordinario. Però la gentilezza, un sorriso a chi sta male, a chi va negli ospedali, non costa nulla, perché chi va negli ospedali, come ho detto altre volte, non va per un viaggio di piacere. Allora, se c'è davvero un infermiere che ha detto ad una bimba di 4 anni finiscila o ti spacco la faccia, questo infermiere è bene che si trovi un altro lavoro. Sono contento che il commissario dell'azienda ospedaliera abbia aperto un'indagine interna. Io ho detto che se dovessero essere confermate queste cose, sarei molto contento se questo infermiere fosse licenziato. Adesso la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza è un po' più vicina, ora che è effettivo lo stanziamento di 349 milioni da parte dell'INAIL. È stato l'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro a comunicarlo, inviando una nota all'amministrazione comunale di Cosenza. L'informativa, firmata dal direttore centrale dell'Istituto, Carlo Gasperini, annuncia anche lo stanziamento di 45 milioni per la Cittadella della Salute di Cosenza. Nelle comunicazioni il direttore centrale traccia un cronoprogramma dell'iter che dovrà seguire la realizzazione del nosocomio. La scaletta prevede che il 30 settembre prossimo venga aggiudicato l'appalto per l'affidamento a terzi del progetto di fattibilità, mentre la conclusione del progetto di fattibilità tecnico-economico è fissata per il 30 giugno 2024. La consegna del progetto definitivo per la verifica da parte dell'operatore economico incaricato da INAIL avverrà il 31 dicembre 2025 e sei mesi dopo, il 30 giugno 2026, è prevista la verifica del progetto con esito positivo. L'iniziativa verrà archiviata se i progettisti non risponderanno alle richieste di integrazioni nei tempi richiesti dal verificatore. Il 31 marzo 2027 il progetto esecutivo sarà consegnato per la verifica da parte dell'operatore economico ed entro il 30 settembre 2027 dovrà avvenire la verifica del progetto con esito positivo. E anche in questo caso l'iniziativa verrà archiviata se i progettisti non risponderanno alle richieste di integrazione nei tempi richiesti dal verificatore. La posa della prima pietra del nuovo ospedale di Cosenza sarà il 2027, questo secondo il cronoprogramma dell'INAIL. Tempi però troppo lunghi, secondo il sindaco Franz Caruso, mentre l'Annunziata sta scoppiando. Il sito è stato individuato dall'amministrazione comunale, si tratta dell'area di Vagliorise. L'INAIL ha stanziato i fondi, 349 milioni di euro per il nuovo ospedale e 45 per la Cittadella della Salute, ma secondo il primo cittadino non si deve perdere altro tempo e l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale deve essere avviato subito. Il cronoprogramma deve farlo la regione. È un'esigenza del territorio, non dell'amministrazione. E io credo che i tempi, così come dettati dal cronoprogramma dell'INAIL, che ringrazio perché ha destinato una somma di gran lunga superiore rispetto a quella originaria per la realizzazione del nuovo ospedale, sono tempi troppo lunghi. Ci sono esempi in Italia. L'ospedale di Mestre, che più di 15 anni fa è stato realizzato in 4 anni e veniva indicato come l'ospedale più bello d'Europa. E io credo che dopo 15 anni almeno, le tecnologie offrono
anche soluzioni molto più veloci, molto più efficaci, molto più moderne, molto più sicure, che consentono di realizzare una struttura di questo genere in tempi rapidi. Noi come Comune, e di questo ringrazio pubblicamente il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzucca e tutto il Consiglio, abbiamo messo in campo in tempi rapidi, in tempi record, quelle che erano le azioni che toccavano all'amministrazione comunale. Io credo che per quelle che sono le esigenze del territorio e credo anche le esigenze della Regione, i tempi indicati dall'INAIL non siano assolutamente in linea anche con le indicazioni che il governo Meloni ha dato approvando il nuovo codice degli appalti. Tornare indietro è possibile. La vicenda è finita anche in Parlamento, in Commissione Senato, e sembra esserci unione di intenti fra tutte le forze politiche, soprattutto nello Ionio Cosentino, per la riapertura del Tribunale di Rossano. Già a Rossano, non ancora a Corigliano Rossano, perché era il 2012, i due comuni erano ancora autonomi e la riforma della giustizia portò alla chiusura dell'allora Tribunale di Rossano. Oggi, ad un decennio di distanza, l'impressione, o forse la certezza, è che la riforma non ha prodotto i risultati sperati, a farne le spese anche il Tribunale di Castrovillari, chiamato a gestire una mole di lavoro eccessiva. È stata una scelta sbagliata, non voglio giudicare nel complesso la riforma, sicuramente in Calabria è stato sbagliato sopprimere l'ex Tribunale di Rossano, per ragioni di tipo sociale, per ragioni di tipo civile, e alla luce di questi 10 anni anche per ragioni di tipo economico, se è vero come è vero che, così come denunciavamo all'epoca, il Tribunale di Castrovillari non solo in termini di organico ma anche in termini fisici, in termini strutturali, non poteva ospitare tutto il lavoro dell'ex Tribunale di Rossano. Dunque il Tribunale di Castrovillari è stato chiamato agli straordinari in un territorio certamente segnato alla presenza della criminalità. A fronte di tutto ciò non c'è stato un vantaggio a livello economico, la riapertura sembra ora possibile. Su questo tutta la politica locale è d'accordo, l'amministrazione comunale in maniera scevra da ogni tipo di polemica, da ogni tipo di ragionamento, di schieramento è a disposizione, così ho detto già qualche mese fa nel corso di un incontro pubblico, l'ho ribadito ieri, l'ho scritto. Aggiungo che ovviamente qualsiasi progetto dell'amministrazione comunale per valorizzare gli immobili comunali è secondario rispetto all'ipotesi di ripristino dell'ex tribunale o meglio ancora di istituzione del Tribunale Corigliano Rossano. Costi sempre molto elevati per il mantenimento della macchina burocratica. Per anni abbiamo sentito parlare di spending review, ovvero del contenimento della spesa necessaria per il funzionamento della pubblica amministrazione. Tuttavia i risultati conseguiti sono stati deludenti. Ad evidenziarlo la CGA di Mestre, che sottolinea come nel 2022 sia stata registrata una spesa record da 115 miliardi a livello nazionale. Non riusciamo a utilizzare i fondi di coesione europea o quelli previsti dal PNRR, ma per mantenere in moto la macchina pubblica spendiamo l'ira di Dio, più del doppio di quanto lo Stato investe per implementare i servizi, come l'istruzione, i trasporti, la sanità, o per realizzare le opere di pubblica utilità, ovvero scuole, strade e ospedali. Non abbiamo alternativa, dobbiamo tagliare i costi fissi improduttivi. Solo così avremo nuove risorse per modernizzare il paese e aiutare chi si trova in difficoltà. Se oggi non c'è lavoro, domani non ci saranno pensioni. E se una terra come la Calabria vive di pensioni o comunque di assistenzialismo, l'orizzonte non è poi così roseo. All'Università della Calabria arriva il presidente dell'INPS Pasquale Tridico. La manifestazione è stata organizzata per presentare il suo libro Il lavoro di oggi, la pensione di domani, ma è stata l'occasione per parlare di temi legati al mondo del lavoro e a quello pensionistico. Il titolo del libro quindi è una sorta di sintesi di quello che per Tridico è un concetto base. A mio parere bisognerebbe concentrarsi sui problemi del lavoro. Cioè, non è un male che non si parli di pensioni. Sarebbe meglio continuare o riprendere il discorso sul lavoro dei giovani, perché a quel punto la pensione si costruisce.
Entrando nello specifico, però, bisogna fare riferimento ai dati calabresi, decisamente allarmanti, indicatori di quella che è un'economia in grande difficoltà. La Calabria si contraddistingue nel panorama nazionale per avere un'incidenza delle pensioni assistenza molto elevato, 118 abitanti su 1000, che è un dato significativamente molto più elevato rispetto a quello che riscontriamo nelle altre regioni. Basti pensare che in Veneto, in Emilia Romagna, le pensioni pesano soltanto per un valore pari a 45 su 1000 abitanti. Più del 60-70% della popolazione percepisce o pensioni o reddito di cittadinanza o altre forme di assistenza sociale, quindi significa che la base dei lavoratori è molto ristretta. Il modo per intervenire è quello di ragionare sullo sviluppo della regione. Altro tema caldo è quello legato al lavoro in nero. Noi abbiamo 3,2 milioni di lavoratori a nero e questo dato è un dato in riduzione, qualche anno fa era di 3,5 milioni. E quindi c'è stato un contrasto da parte degli ispettori di vigilanza, anche i nostri ispettori dell'istituto, da parte delle altre agenzie contro l'evasione fiscale e contro l'evasione contributiva, che ha dato dei segnali. Ricordate che l'evasione fiscale si è ridotta, contributiva e fiscale si è ridotta da 130 miliardi a 100 miliardi negli ultimi anni, quindi c'è stato un passo avanti fatto anche, a cui ha contribuito anche l'INPS attraverso l'operazione di contrasto. Sono 400 i migranti arrivati a bordo della nave 18 e sbarcati a Vibo Marina. La macchina organizzativa si è messa subito in moto per accogliere i profughi soccorsi in mare. Erano su un motopeschereccio in navigazione tra la Sicilia e la Grecia. E proprio da Vibo è iniziata la visita nelle strutture calabresi di prima accoglienza del sottosegretario all'interno Vandaferro e del capo dipartimento immigrazione del Viminale, il prefetto Valerio Valenti. Dopo Vibo, la delegazione del Viminale ha raggiunto Rocella Ionica, da tempo alle prese con l'emergenza sbarchi, tanto che il comune del Regino ha chiesto al governo la dichiarazione dello stato di emergenza in seguito ai numerosi arrivi degli ultimi giorni. Qui l'emergenza è già stata, come dire, in qualche modo affrontata in maniera più strutturata che altrove. Certo, i numeri che in questo momento interessano agli sbarchi portano a questo, tant'è che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, per cui bisogna fare un ulteriore passo in avanti, migliorare la qualità di quello che è già presente sul territorio, e siamo qui proprio per questo, per sostenere l'azione dei sindaci, sostenere l'azione di tutte le associazioni che operano in queste strutture, dare qualità e dare soprattutto una maggiore strutturazione all'accoglienza. Il sottosegretario Ferro e il prefetto Valenti hanno incontrato poi i migranti presenti nella struttura, quindi il punto con i soggetti istituzionali interessati all'emergenza sbarchi. C'è grande attenzione da parte del Viminale e del governo, anche in previsione di eventuali nuovi arrivi, ha detto il sottosegretario Ferro. Le regole e soprattutto la possibilità ovviamente di intervenire con quell'accoglienza che non si deve fermare alla banchina di un porto e che deve capire cosa fare dal giorno dopo. Credo che già un impegno il governo lo ha mantenuto, proprio il sindaco di Rocella insieme al sindaco di Lampedusa chiedevano la dichiarazione di quello che poi è stato fatto su base nazionale per quanto riguarda lo stato d'emergenza, un sistema che va messo a regime, che in qualche modo vede numeri non crescenti ma consolidati rispetto agli ultimi mesi, che in qualche modo erano stati già anticipati, ma che devono vedere anche flussi regolari, flussi in qualche modo sicuri e la possibilità di creare un investimento umano sulle tante persone che certamente, insomma, da italiani sappiamo e vogliamo accogliere in modo differente rispetto al passato. Vibo, Rocella, Catanzaro e infine Isola Capo Rizzuto. Giornata intensa per la delegazione del Viminale che ha visitato i centri di prima accoglienza per migranti che in Calabria, a causa dell'elevato numero di sbarchi registrati nelle ultime settimane, sono giunti ormai ad un punto critico. Le strutture infatti sono ormai sature, gli arrivi non si fermano e così si pensa alla realizzazione di camere di compensazione dove poter ospitare per qualche settimana i migranti prima di distribuirli nel resto del paese. Il CARA di Isola Capo Rizzuto è stata l'ultima tappa della delegazione del Viminale, una struttura che presto sarà potenziata, assicurato dopo il sopralluogo il capo del Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, il prefetto Valerio Valenti. Lavoreremo per sfruttare al massimo tutte le potenzialità di quest'area. È un'area enorme che già offre una serie di padiglioni, di aree già disponibili. Bisognerà lavorare per
accorciare i tempi di recupero, per utilizzare aree che sono dismesse, migliorare, io penso alle tende che vanno sostituite con dei moduli abitativi di cui abbiamo anche una disponibilità. Io credo che, sono ottimista, dico che qui in poco tempo si potrebbe anche portare a casa un buon risultato. Il sottosegretario Vandaferro ha ribadito l'intenzione del governo di intervenire sul CARA per sfruttarlo maggiormente a seguito del decreto che ha istituito lo stato di emergenza sull'immigrazione. Sicuramente un'area che può avere tante possibilità, non solo di riprese in molte parti di immobile come il campo B, che certamente partirà da qui a breve nella riapertura e nella ristrutturazione, ma anche di tanti edifici mandati in malora che possono dare la possibilità di accoglienza e soprattutto anche pensare ai minori non accompagnati, che in questo caso ad oggi sono 30 qui su Crotone, ma che vedranno sicuramente altri arrivi. Questa è la presenza dello Stato, di uno Stato e di un governo che non si gira dall'altra parte, di un ministero che intende, attraverso anche quella che sarà la nomina del commissario, rendere più agevole e snelle le procedure per poter in qualche modo intervenire e creare quella accoglienza che si deve garantire, nello stesso tempo la sicurezza per il cittadino. Quindi da qua si parte, dopo un lungo giro che ha visto già province di Vibo, di Reggio Calabria e ovviamente un tavolo con la Regione Calabria, per una sinergia che ha visto anche presente la squadra dei Vigili del Fuoco nel guardare ovviamente gli immobili, che nei prossimi giorni faranno ulteriori verifiche. Il confronto serrato, lontano dai cronisti, tra il presidente della Regione Occhiuto e il prefetto Valenti al 12° piano della cittadella regionale, il vertice istituzionale sull'emergenza migranti, poi la foto di rito e ai microfoni il governatore definisce il ruolo della Regione nella gestione condivisa con lo Stato del fenomeno. Che ho la preoccupazione che la Calabria possa essere travolta dai flussi che il governo si attende per i prossimi mesi, ed è giusto che sia stato dichiarato lo stato d'emergenza per attribuire al governo maggiori strumenti per fronteggiare una situazione che altrimenti sarebbe difficilmente fronteggiabile. Ho assicurato tutta la disponibilità della Regione al governo e alla sua eccellenza il prefetto Valenti per assistere la struttura commissariale, trovando anche dei luoghi che possano essere deputati alle fasi della prima accoglienza e del trattenimento dei migranti. È una bella occasione per dimostrare che se si lavora improntando i rapporti e i principi di leale collaborazione, come è sempre stato, tra la Regione e il Governo nazionale, anche con situazioni complicate come quella dell'emergenza migratoria possono essere affrontate con maggiore determinazione. Il teatro Rendano, ferito dopo il bombardamento, era il 12 aprile del 1943, quando le bombe furono sganciate su Cosenza, seminando distruzione e morte. Sono passati 80 anni. Roberto Fortino, nel libro 1943, Cosenza bombardata e la morte arrivò dal cielo, ricostruisce quella terribile giornata. Il bombardamento del 12 aprile è stato il primo bombardamento su Cosenza. Poi tutto l'anno 1943 sarà drammatico da questo punto di vista, i bombardamenti saranno poi 9 sulla città, ma quel giorno è stato il primo, i morti sono stati 75, sono stati in effetti gli americani ad aver bombardato la Calabria. Tra le 15 e le 17 è avvenuto il bombardamento su Cosenza. Gli aerei, un gruppo di aerei, circa 6-7 aerei hanno sorvolato la città, poi sono ritornati indietro nel giro di un'oretta e hanno iniziato a bombardare dalla stazione fino alla zona dello Spirito Santo, quindi al quartiere dello Spirito Santo, ma hanno colpito anche altre zone della città.